Cenone di Capodanno con zampone a 14,50 euro al chilo. Il prezzo della morte. Questo è lo scempio che troviamo in questi giorni, in particolare perché tradizione pare ancora sicuramente in Italia, festeggiare l'arrivo, dare il benvenuto al nuovo anno col piede di un morto. O se volete, chi si offende di sentir usare gli stessi sostantivi attribuiti a noi, anche agli animali non umani, diciamo la zampa di un morto. Voi andate al supermercato e trovate appese, io non ci vado più da circa 2 anni, ma trovavo appesi dove stanno, agli scompartimenti utilizzati per loro, delle zampe, con tanto di parte finale di zampa, che sarebbe questa esattamente. Perché non stupiamoci di questi paralleli, perché i cannibali ci sono stati fino a pochissimo tempo fa. Pare che le ultime tribù africane abbiano smesso perché si sono resi conto che la carne gli faceva male. Ok, la carne umana, sempre carne, eh. Cosa aspettiamo noi a fare questo passaggio? Perché non lo facciamo? Perché siamo prepotenti? Perché facciamo quello che facciamo, che è questo, agli animali? Perché ci siamo inventati leggi a nostro uso e consumo? Perché ci siamo inventati o storpiati religioni dicendo che gli animali sono nostri schiavi e sono fatti per i nostri bisogni, il nostro godimento di mangiare, dimenticando per chi è religioso che la gola è uno dei 7 peccati capitali. E allora, riflettiamo o no su quello che facciamo, su quello che costringiamo a subire ai nostri figli? Perché se chi mangia carne, chi darà tra il 31 e l'1 su un piatto al proprio figlio il piede del figlio di qualcun altro, glielo facesse conoscere, glielo facesse accarezzare da vivo, lo portasse a vedere cosa danno semplicemente con uno sguardo questi animali, vostro figlio vi insegnerebbe veramente cos'è il rispetto e la pietà, perché i bambini sono puri, sono talmente puri che avete bisogno di dirgli un sacco di cavolate, tipo che gli animali muoiono di morte naturale, che tutte queste cose qua, però non avete il coraggio di fargli vedere cosa succede veramente al proprietario di quella zampa, che dopo 3 o 4 mesi di vita nella merda e nel piscio verrà sgozzato. Perché delle persone che non si fanno una domanda vogliono festeggiare l'arrivo del nuovo anno con il piede di un morto sulla tavola. Avreste il coraggio di tagliarglielo voi? Avreste il coraggio di tagliarlo a me? Non credo.